Amici di A Tutto Campo, bentornati al Caffè Amaranto di Via Trento Trieste e diamo il ben trovato, bentornato a mister Luca Magnanezzi. Buonasera. Buongiorno a tutti, grazie. In questi casi, quando si commenta una partita come quella dell'Arezzo, in cui hai subito abbastanza nel primo tempo e lo chiudi sotto 1-0, nel secondo riesci a ribaltarlo nel finale con il terzo gol di Cutolo in 4 giorni e quindi hai sfiorato la vittoria, poi c'è la beffa finale al 94esimo praticamente, quindi non, il, tutti dicono avremmo firmato per il punto alla vigilia, però brucia perché stavamo vincendo. Io faccio 2 passi indietro e vado a turno frasettimanale, no? Dove l'Arezzo ha sciorinato una grande gara, e poi faccio 2 passi avanti e guardo la squadra che ieri è scesa in campo, che per 6 undicesimi, se non sbaglio, era completamente nuova, tant'è che è sortito Chechi, che non aveva fatto nemmeno un minuto. Qualcuno dice che non ha fatto una grande prestazione, ma secondo me qui ha fatto un grandissimo capolavoro il mister, perché questi sono giocatori che si ritroverà più avanti, quelli che hanno giocato ieri nei 6 undicesimi, nei 6 undicesimi famosi, e quindi sono convinto che tutto quello che è stato fatto ieri, anche il pareggio, ce lo troveremo pro più avanti. Tra l'altro alcune scelte erano dettate da delle assenze, no? Perché c'era l'assenza di Serrotti, l'assenza di Pelagatti, Borghini direi che ce l'hai cavata abbastanza bene. Tu mi dicevi anche di Chechi che appunto hai detto adesso, no? Non gli è stato dato un gran voto come anche a Tassi, però diciamo che tu lo analizzi da allenatore, da tecnico, cosa vai a guardare? Io quello che dico sicuramente è quello che va a controllare, in questo caso dal canto, va a controllare se i movimenti che gli ha chiesto sono stati fatti bene o non sono stati fatti bene, indipendentemente dalle palle che possano aver toccato, se giocate giusti, se giocate male. Questo è il primo occhio che risalta al critico, no? Ma l'allenatore logicamente guarda altre cose, e secondo me, visto il risultato, penso per la gran maggior parte delle situazioni hanno fatto quello che gli ha chiesto, perché insomma ci giocavano Vara fuori casa in uno stadio importante, una squadra importante, sei all'esordio per quanto riguarda anche Chechi, e devo dire che insomma tutto sommato, se la prestazione è questa, ben venga. Tra l'altro poi l'Arezzo veniva da un tour de force notevole, perché anche la gara con la Provercelli è stata dispendiata, non fatti apposta, no? Quindi io dico, un giocatore come Serrotti non lo regala nessuno. Quindi, considerando che manca anche Belloni, insomma, ieri l'Arezzo ha fatto una signora partita. Abbiamo la fortuna di avere Cutolo in forma alta fine anni 70, come entra segna a fine carriera, quindi che dire, tanto di cappello a tutto lo staff dell'Arezzo. Ha fatto una gran cavalcata sulla sinistra, poi forse il portiere non è stato, diciamo, ineccepibile sul primo palo, come del resto forse anche le altre. Considerando sempre campo umido, campo sintetico, quindi il pallone acquista ancora più velocità rispetto a un campo normale in terra con l'erba naturale. Quindi bellissimo tiro a pelo d'erba, gran tiro, perché ha fatto un gran tiro veramente preciso. Sì, forse il portiere ci ha messo del suo, ma non ne sono così convinto. L'azione è stata bellissima, perché ha fatto veramente una gran sgroppata sulla sinistra, gran pala. Quindi volevo però appunto evidenziare questo fatto del, perché non è la prima volta che dal canto ci sorprende con 2, 3, 4 variazioni, al di là che alcune erano obbligate ieri, però lui lo fa proprio come sì, suo sistema. Ti dicevo prima fuori onda che queste sono soluzioni che spesso si utilizzano nel settore giovanile, no? Utilizzare quasi tutta la rosa spesso e volentieri in campionato, ma cambiandone anche 6, qualche volta 7, per dargli la possibilità di prendere minutaggio nelle gambe e acquisire autostima. Lui lo sta facendo in una prima squadra, in una piazza come Arezzo, chapeau. Curiosità anche il modo in cui ieri l'Arezzo, no, ha preso i gol, no? Perché adesso vediamo questo fermo immagine che non vediamo, c'è, che poi si vede nello sviluppo dell'azione, perché a guardarlo così l'abbiamo fermato al momento della conclusione di Bianchi, e c'è, sembrerebbero esserci dei giocatori del Novara fuori gioco, in realtà probabilmente no. C'è un quarto, quinto dell'Arezzo, no? Largo, che lo tiene in gioco. Riguardando le immagini c'è il quinto, anzi di difesa, quello che va sul lato corto, che non fa, diciamo, non è attento, ecco. L'annotazione che devo fare è che l'Arezzo, nei 2 gol che ha preso, non ha dimostrato l'attenzione che ha avuto nelle partite precedenti. Ecco, solamente questo.
Sì, perché sono tutte e due gol subiti con l'aria, con la difesa piazzata e in cui ci sono anche centrocampisti dentro l'area di rigore. Il secondo gol, sotto questo punto di vista, risalta ancora di più. Se ti analizzi il secondo gol, vedi che fra il dischetto del rigore e la lunetta dell'area grande ci sono due giocatori in linea invece di essere sfalsati, diciamo così, scaglionati, si dice in gergo. E quindi chi ha fatto l'inserimento da Iero Bianchi, se non erro, ha avuto vita facile, invece in quel frangente lì l'area deve essere bella occupata, ma in maniera giusta, insomma. In quei casi cosa scatta? Perché quando tu segni il 2-1 praticamente a tempo scaduto, c'è solo da gestire, diciamo, c'è da gestire il recupero. E che cosa scatta? Un calo di concentrazione poi sul più bello. Calo di concentrazione, perché te segni al termine della gara convinto che ormai ha ammazzato il toro, invece in realtà, se fai caso dal canto a fine partita quando entra in campo, gli dici: ragazzi, ma che avete fatto? Cioè, non siamo stati attenti, l'attenzione è andata per conto suo. Ecco perché tipo sto parlando di attenzione, perché una squadra come l'Arezzo, che ha dimostrato sia con il Cuneo che con la Pro, con la Pro Vercelli, di essere veramente attenta su tutto, specialmente nelle palle inattive, che entrambe le squadre calciavano veramente bene. Ieri su palle inattive normali hai preso due gol, questo la dice lunga, insomma. Per la Gotti anche gli grandi interventi nel primo tempo soprattutto. Ma per la Gotti portiere di categoria nettamente superiore, ci sa noi e ci si tiene. Senti, però l'Arezzo, diciamo, ha subito questi due gol, che sembra un dato un po', diciamo, strano rispetto al cammino che era stato fatto, no? Perché avevamo contato ben 7 partite senza subire gol, poi c'era stato quello della Provercelli, anche se poi alla fine non era stato, diciamo, utile per la formazione di Vercelli, e ieri questi due. Però il dato di fatto è che l'Arezzo, a parte la trasferta con la Juventus Under 23, di cui abbiamo già parlato, diciamo, abbastanza così discutibile per il modo in cui è venuta, per il resto però è uscita indenne da campi, cominciano a essere tanti i campi dove l'Arezzo comunque ha tenuto botta, no? Ieri ha rischiato di vincere, a Siena ha preso il punto, in condizioni, insomma, ricorderete, 9 contro 11, a Pisa hai preso un altro punto. Sì, però devi sempre considerare che cosa. A Torino hai preso 3 gol, a Novara ne hai presi 2, nelle ultime 2 trasferte hai preso 5 reti, quindi ti devi un attimino fare una domanda, il perché, no? Su questa cosa qua. Probabilmente è un discorso psicologico, non è una condizione casuale. Quando Siena si è rimasta in inferiorità numerica, l'attenzione, come torno a ripetere io, è aumentata. Aumentando l'attenzione difficilmente lasci spazi. Ieri ha preso il secondo gol perché l'attenzione non c'era, il primo gol lo stesso. A Torino già diverso, perché è stata una situazione casuale, veramente casuale. Anche se si dice che i gol non si prendono mai casualmente, ma lì è stato così. Probabilmente sono due episodi che però devono far pensare. Se fuori casa prendi 5 reti in 2 partite, insomma, ci devi pensare, perché poi c'è una sfida con la Carrarese che è stata nuovamente posticipata, e questo ci sta come posticipo televisivo. Quello che non ci stava era Arezzo Pontedera, no? Sì. Cioè, posticipo Rai Sport Arezzo Pontedera, magari è andata bene così, che l'Arezzo l'ha vinto. E questa invece è una sfida molto interessante, perché sono le due squadre che hanno 20 punti in questo momento, seconde in classifica. C'è da contrastare un attacco notevole, perché dall'altra parte c'è un certo Tavano, però l'Arezzo ha una settimana tranquilla per prepararsi. Sì, è vero anche questo. Ha un grande attacco, è una squadra discretamente equilibrata, ma non equilibratissima. Anche ieri, insomma, aver vinto ad Alessandria 3-2, grande potenza davanti, ma secondo me l'Arezzo è una squadra molto più quadrata della Carrarese. Non ti dico che si farà man bassa della Carrarese, sarà uno scontro a scacchi questo. La Cava ha, diciamo, esortato ovviamente questa volta che impiega lo stadio. Secondo te ci sono gli estremi a questo punto anche per conquistare quei tifosi che fin qui sono stati un po' sul chi va là? Arezzo è una piazza molto esigente, lo sai, quindi vive di emozioni, si esalta e si abbatte allo stesso tempo con la stessa facilità. È logico che la società sportiva Arezzo sta creando una cosa molto importante fin dal basso, dal settore giovanile, quindi è un cavallo trainante che piano piano si farà sentire, quindi penso che la gente allo stadio verrà. Cosa manca secondo te infine per un salto di qualità ulteriore? Te l'ho già detto l'altra volta, manca un attaccante di categoria che ti faccia prendere quei punti che qualche volta lasci per strada. Cuneo, Docet. Da pescare nel girone, da pescare in questo, oppure secondo te ci sono anche possibilità diverse? I lavori sanno dove pescare, non c'è bisogno che glielo dico io. Già pescate. Magari hanno già pescato, esatto.
Bene, grazie a Luca Magnanezzi, torneremo a parlarne a questo punto martedì perché sì, la Ghezzo gioca il posticipo. Tra poco sarà con noi la collega Francesca Muzzi, ci vediamo tra poco. Bentornati al Caffè Amaranto, e qui è una primizia Francesca, sì. Francesca Muzzi, collega del Corriere d'Arezzo, ci abbiamo messo quasi 20 anni ad averti ospite in questa trasmissione. Esagerati, vero? 20 anni addirittura. Perché io quando ho iniziato tutti mi dicevano che la Francesca in televisione non viene, è vero? Ah sì, veramente? Vedi? Vabbè, 20 anni fa. Abbiamo fatto. Ma c'è un buon motivo, però. C'è un buon motivo perché fresco di stampa, si può dire. Giochiamo anche noi l'Italia del calcio gay, eccolo qua, uscito per Ultrasport, di cui parleremo tra poco perché credo che è un libro che farà parlare, farà discutere, perché insomma, è un tema interessantissimo. Sì, è un tema interessante, poi tra le altre cose io ho trovato un mondo che io ho chiamato un mondo che parallelo a quello che è il nostro calcio, e cioè il mondo parallelo fatto di, invece di tornei omosessuali, di campionati anche, c'è un fantacalcio gay, quindi insomma c'è tutta una parte che sinceramente io non conoscevo e non so anche quanti lo potevano conoscere. Allora, dopo ci racconti bene. Intanto ti chiedo però, visto che siamo proprio a caldo ancora con questa delusione agrodolce, perché alla fine stava per scapparci l'impresa. Sì, stava per scapparci l'impresa ieri a Novara, e sinceramente io non so in quanti abbiamo frullato computer, giornali ieri, chi è che non era Novara ovviamente, e è un peccato, è veramente un peccato, però comunque sia è un peccato, diciamo, sì è vero quello che hai detto, è una delusione agrodolce, anche perché comunque l'Arezzo è sempre al secondo posto, e poi ora ci avrà anche due esami che sono proprio i due big match, con il lunedì con la Carrarese e poi a Piacenza la domenica successiva, quindi insomma vediamo di... Abbiamo già visto di che pasta è fatto quest'Arezzo, però ora lo vedremo ancora di più. Sì, poi dicevamo prima un dal canto che sorprende, quindi intanto vediamo il Corriere d'Arezzo appunto di oggi, che cosa ci dice. Urlo strozzato, evidente, rende bene l'idea. Ma ricordato un po', ti ricordi quella partita che lì addirittura l'Arezzo perse, quella di Cremona, che l'Arezzo andò in vantaggio 2-0 con la doppietta di Moscardelli, poi in 15 minuti tra il 75 e il 94esimo subì 3 gol, perché soprattutto la dinamica del gol del 2-2 un po' mi ricordava quella mezza mischia che si verificò proprio a Cremona. Detto questo, dal canto anche ieri... Dimmi. Però io mi ricordo anche di una partita, la partita di Novara della Serie B, ora cioè, c'era somma e quindi doveva vincere l'Arezzo, mi ricordo, che finì 1-1. Qualche incidente. L'Arezzo fu in Serie B per 4 minuti. E quindi l'Arezzo stava vincendo per 4 minuti, e Novara si vede che deve essere sempre la cosa. 4 minuti fatali. 4 minuti fatali. Se non sbaglio fu l'anno che ci fu qualche incidente, sì, che c'era l'assessore Civitelli, mi sembra di ricordare, che sì, seguiva la squadra, esatto, l'anno del plastico, eccetera. Allora, e quindi dal canto che ieri dicevamo ha schierato un po' per necessità, un po' anche per dare spazio, e questo credo che sia la forza anche di questo gruppo e di questo allenatore, no? Cioè a volte ci sorprende con queste 3-4 varianti per dare spazio anche in una partita così complicata a giocatori che l'hanno trovato meno. Sì, no, sicuramente dal canto ci sta sorprendendo, anche perché all'inizio aveva cominciato con una squadra che erano sempre gli stessi 11, no? E non cambiava mai, e qualcuno diceva dal canto non cambia mai. Ora invece in queste ultime, vabbè, anche per necessità, perché ovviamente è stato un trittico di partite molto duro, con avversari alquanto toste, e quindi ci ha sorpreso perché ha variato. Poi ieri insomma ha messo in campo una squadra che nessuno si aspettava sinceramente, con 6 titolari che erano, con 6 piedine che erano state totalmente cambiate, e quindi però sono ragazzi tutti che in questa squadra non ci sono riserve, non ci sono titolari, sono tutti allo stesso livello, e questo è il grande merito che ha dal canto, proprio di fare una squadra dove i ragazzi sono tutti allo stesso livello, non ci sono prime donne, e questo è importante. Ne hai conosciuti tanti gli allenatori, che cosa ti sta colpendo lì dal canto? Ma di dal canto mi colpisce sinceramente l'umiltà, è un po' un allenatore umile, un allenatore che è molto, anche molto riservato, non è un allenatore che ha voglia di mettersi in mostra, come insomma ne abbiamo visti altri qua ad Arezzo. È un dal canto che arriva da una società che si chiama Juve, quindi è un po' uno stile Juve questo qui che ha lui. Mi colpisce il fatto che sia di poche parole e che sia di fatti.
E questo un po' è la caratteristica di questo Arezzo di quest'anno, con poche parole e tanti fatti, l'abbiamo visto in questi mesi da quando sono arrivati la Cava, Pieroni, Testini, Anselmi, quindi insomma è una squadra, una società che rispecchia, la società rispecchia la squadra rispecchia la società. Questo mix Arezzo-Perugia, diciamo, questa triangolazione che sta portando una società molto ben strutturata, erano anni onestamente, no? Che l'Arezzo anche quando va in trasferta, cioè, si presenta come una società con tutti i suoi dirigenti, ognuno ha i suoi compiti, quindi non eravamo più abituati, dobbiamo dire, a questo. No, non eravamo più abituati, anche se comunque sia, ora però insomma, mi sembra che negli anni che ci sono stati, ora, non vorrei rifare nomi che magari qualche tifoso li prende, però insomma, quando c'è stato Ferretti, comunque sia, c'era un direttore sportivo, un direttore generale, poi uno possono essere criticabilissimi, però la struttura era quella. Comunque sia, è chiaro che le figure che ci sono oggi, la figura di Ermanno Pieroni per esempio, che è tornato qua ad Arezzo, è una società strutturata, una società che è un mix tra Arezzo e Perugia. Qualcuno allo stadio mercoledì scorso mi fece notare, dice: tu nota sempre che quando c'è questo mix Arezzo-Perugia, l'Arezzo, scongiuri, vince il campionato. Vince i campionati. Quindi ora io poi ho rifatto un po', anche ho riguardato un po' indietro, però non mi ricordo adesso il mix Arezzo-Perugia quando l'Arezzo vinse il campionato di Serie B. Non so se Somma aveva come vice allenatore qualche Romani, ma mi pare che di Roma anche, sì, infatti, di quelle zone là. Insomma, di quelle zone là. Però insomma, qualcuno mi ha detto, quando c'è questo mix Arezzo-Perugia, perugini e aretini che si odiano, poi però l'Arezzo vince sempre il campionato. Questo è un paradosso, però è così. Allora, ascoltiamo proprio dal canto e anche Pioli ieri in conferenza. Sì, siamo arrivati un pelo, anche se alla fine il risultato di parità è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Novara al primo tempo è partito forte, ci ha messo in difficoltà l'aspetto dell'aggressività, nella struttura fisica, una squadra che è entrata convinta di poter portare a casa il risultato e quindi insomma sapevamo di poter far fatica. Al secondo tempo siamo cresciuti tanto sotto il profilo del palleggio, questo è normale perché più la partita si allunga e le squadre calano il ritmo, più riusciamo a gestirla meglio. È vero pure che il 2-1 è un infortunio del portiere, quindi ripeto, alla fine il pari ci brucia solo perché è avvenuto praticamente a partita finita. Avete iniziato un po' col freno mano tirato, è stato bravo a Novara a impedirvi la vostra manovra o l'avevate preparata in questo modo? No, sono loro che hanno impresso un ritmo sostenuto alla gara e hanno fisicità per farlo. Noi sapevamo di dover concedere poche situazioni dove non siamo bravi, che sono le palle inattive, invece troppe punizioni laterali, troppi calci d'angolo nel primo tempo, poi come posso dire, alzano l'aspettativa dello stadio e l'autostima della squadra che li fa, perché è una squadra forte sotto queste cose qua, tanto che abbiamo preso due gol su due colpi di testa, sostanzialmente quel secondo è una sponda di testa, noi lì purtroppo non possiamo né tirare il collo e allungarci né ingrassare i 10 kg, quindi sappiamo che possiamo soffrire contro le squadre che hanno questa qualità qua. Oggi è stata forse una delle prime partite in casa in cui si è visto un Novara molto propositivo, adesso lo aspettava così? O... Sì, come dissi in pre-partita ieri dai miei, oggi è una squadra che è incappata in qualche risultato negativo, qualche prestazione così, in un pubblico che ha aspettativa di alto livello, come è normale che sia per una piazza così, e poi diventa difficile giocare queste partite qua in casa. Insomma, chi ha giocato a pallone lo sa che può succedere questa cosa qua. Serve una scintilla che possa un pochettino invertire la rotta o una serie di partite che possa invertire la rotta. Prima o dopo non si può pensare che Novara faccia un campionato a stare in fondo alla classifica, quindi rinascerà sicuramente. Altro. A posto? Grazie. Mi interessa anche un nostro giocatore. Come siamo partiti dall'unico dato negativo di stasera, che è il risultato. Poi chiaramente andando sotto al 90esimo, se vogliamo e dobbiamo trovare una chiave positiva, il fatto che finalmente abbiamo ribaltato in maniera complicata una partita, un risultato che ci dava veramente in maniera negativa anche stasera. Che se parliamo di prestazione, fosse finita 1-1 sarei arrivato qui arrabbiato comunque, perché la squadra ha fatto partita, ha dominato la prima in classifica, abbiamo avuto 5-6 situazioni di gol molto importanti,
e veramente abbiamo preso due gol, io non le posso chiamare occasioni da gol, nel senso che abbiamo preso l'1-1 su punizione calciata male e poi è passata in mezzo alle gambe a qualcuno e ha trovato l'attaccante davanti alla porta, e abbiamo subito 2-1 su punizione a favore nostro a metà campo. Cioè, più che l'infortunio di Gregorio, secondo me dovevamo gestire meglio quella palla, era una palla da fermo e quindi potevamo fare scelte diverse. Assolutamente, è palese che noi siamo in mezzo alla tempesta, perché gli episodi sono clamorosi come non girano dalla parte nostra, quindi dobbiamo assolutamente essere bravi a dare la giusta lettura, come mercoledì l'abbiamo data serenamente su una non prestazione, dire che oggi finalmente ho ritrovato la mia squadra anche in casa contro la prima in classifica, abbiamo fatto partita, abbiamo sull'intensità ma anche sulla qualità tecnica, sulla costruzione di occasioni da gol, e quindi c'è da tenere botta, perché se cambia la per forza, cioè se la squadra è questo, come crede in questo, come si abbraccia sul gol di vantaggio, come questa squadra crede, questo gruppo crede in quello che fa, è consapevole di essere penalizzata rispetto a quello che sta facendo, ma sa che vuole soffrire, e quindi ci sono tanti aspetti positivi oggi tranne i risultati. Adesso due trasferte di fila, poi il derby con il Gozzano, lo stiamo dicendo forse da dopo Piacenza, no? Il filotto di quella settimana è importante, il filotto della successiva è importante, però forse questo filotto delle prossime due settimane è importantissimo, chiave entusiasmo da ritrovare e chiave serenità in classifica. Sì, no, hai detto bene una cosa, la classifica. Per me non è questione di filotto, è questione che siamo in una situazione che ci dobbiamo tirare su assolutamente, senza far troppi conti. Non siamo in una situazione di poter far conti, anche se probabilmente non può fare neanche l'Arezzo che è primo. Abbiamo una partita domenica da andare a giocare al massimo, cercando di tirar fuori risultato pieno, anche magari meritando meno di stasera, perché secondo me, passata la tempesta, ci saranno momenti che probabilmente porteremo a casa i risultati quando faremo molto meno di quello che abbiamo fatto stasera. Eccoci tornati con Francesca Muzzi qui al Caffè Amaranto, e allora parliamo di questa, dopo aver parlato un po' di Arezzo, di questo libro Giochiamo anche noi. Tu dici, no, all'inizio anche ricordi la difficoltà, anche quando hai iniziato, tanto per parlare, no, di discriminazione tra virgolette, molto diversa ovviamente dalla discriminazione per l'orientamento sessuale, però per una donna fare giornalismo sportivo magari alcuni anni fa non è come farlo oggi, che la cosa, diciamo, per fortuna è stata abbastanza sdoganata. Sì, io mi ricordo, insomma, quando ho cominciato, io avevo iniziato a collaborare con la Gazzetta di Arezzo, quindi siamo nel 1989, e allora, insomma, che una donna parlasse di pallone, parlasse di calcio, era difficile, cioè una donna non sapeva di pallone, questa era la cosa. Quindi io ho fatto un po' questo parallelismo, ho detto, se per una donna è stato così difficile entrare in un mondo così maschile, chissà come può essere per un uomo. E da lì ho cominciato a raccogliere le storie di questi ragazzi che partono dal nord Italia o dal sud Italia, a seconda di come uno lo vuole leggere, le storie di questi ragazzi omosessuali che giocano a pallone. Quanti ne hai trovate e com'è stato anche l'approccio, diciamo, per avvicinarli? Ma senti, ne ho trovati tanti, e questi ragazzi che all'inizio sono stati tutti comunque sia molto molto contenti di raccontare la propria vita, di raccontare quello che significa per loro giocare a calcio ed essere omosessuali. Per me la cosa più bella che mi è stata detta quando questi ragazzi mi dicevano grazie per portare alla luce la nostra storia. Quindi questa è uno dei ringraziamenti più belli che ho ricevuto. È chiaro, c'è sempre stato un approccio molto, molto aperto di questi ragazzi, non sono mai stati chiusi, non hanno mai avuto paura di dire, di raccontare, anche perché comunque sia, cioè un gay che gioca pallone oppure un etero che gioca pallone, non ci sono differenze di sorta. Quindi è un argomento che sappiamo che esiste, del quale nessuno ne vuole parlare, e c'è la prefazione che ho chiesto, perché io ho chiesto anche la prefazione di questo libro a delle persone, anche a personaggi importanti,
i quali però hanno declinato l'invito perché appunto non avevano tanta voglia di mettersi in una scrittura del genere. Thomas Locatelli è stato gentile, l'ha fatta questa prefazione e lui proprio dice: io non lo so se ho mai giocato con un compagno gay perché io non me ne sono mai accorto. Quindi cioè, la differenza non c'è, è più una discriminazione che può avvenire da fuori che non tanto da dentro lo spogliatoio. Ci parlavi prima addirittura che esiste il fantacalcio gay, che cos'è? Allora, il fantacalcio gay è il fantacalcio, quello che lo facciamo, che viene fatto da tutti, solamente che i gay proprio nel libro dicono che loro, oltre a guardare le doti tecniche dei calciatori, guardano anche la bellezza dei calciatori e quindi c'è proprio una classifica, insomma, punteggio in base alla bellezza dei calciatori. Per esempio Bonucci è uno dei più gettonati perché piace molto nel mondo gay, l'allenatore più gettonato nel mondo gay è Guardiola. È molto affascinante, cosa che non è per esempio Sarri oppure Conte o che altro. Però... Perché Sarri qualche frase se l'ha lasciata scappare. Sì, anche troppo se l'ha lasciata scappare di frasi Sarri. E quindi sì, poi c'è anche la storia di, oltre che appunto del fantacalcio gay, c'è la storia anche di un arbitro che a quello che racconta lui, dice andavo ad arbitrare i tornei gay e mi hanno fatto delle foto, mi hanno scattato delle foto e l'AIA, insomma, a quello che dice lui, insomma, dice sono stato cacciato tra virgolette e sembra proprio perché arbitrava questi tornei gay. Insomma, è un libro che raccoglie un po' di storie semplici, di storie di tutti i giorni, anche se poi alla fine dentro il libro c'è anche la storia di un calciatore ex Serie A. E che ha giocato in Serie A e in una squadra che ovviamente non viene fatto il nome, non si può dire il nome della squadra, e dove lui continua a dire che non gli è stato rinnovato il contratto perché hanno scoperto che era gay. Quindi insomma ci sono molte molte storie, che c'è la storia dell'allenatrice che oggi è allenatrice della squadra di calcio dove giocava quando era un uomo. Quindi insomma io ho raccolto le storie che vanno da Torino, Milano, Roma fino a Napoli, perché poi le squadre omosessuali si fermano a Napoli, sì, e non vanno più giù, no. Poi c'è anche un dirigente, un ex dirigente. Anche un ex, no, è un dirigente attuale. È un dirigente attuale, e è un dirigente che è stato anche nella Lupa Roma, quindi insomma questo si può dire perché nel libro è scritto, è la storia di un dirigente che lui ha bussato tante tante volte alla porta di Tavecchio per cercare proprio di portare alla luce questo problema, che poi problema non è, però insomma di parlare degli omosessuali nel calcio, e lui, Tavecchio gli ha sempre detto, anche Tavecchio si sa che le uscite di Tavecchio non sono mai state così eleganti, e Tavecchio gli ha sempre detto non l'ha mai ricevuto, non l'ha mai voluto ricevere. Peccato. Vabbè, era presidente della FIGC, ovviamente. Per fortuna non l'è più. Per fortuna oggi c'è grazie. Quindi insomma, è stato un lavoro anche difficile, insomma, che anche per trovare queste storie, oppure a un certo punto ci sono state delle aperture, no? Da parte poi di queste persone, cioè è stato difficile conquistarle, nel parlare, nel farle parlare. Beh, è stato difficile diciamo, perché poi dopo è stata tutta una catena, no? Quindi all'inizio ci sono stati i primi contatti, poi dopo è stata tutta una catena, tanto che poi nei mesi insomma di scrittura del libro ci sono stati dei ragazzi che mi chiamavano per raccontare le loro storie. Questa è stata una grande soddisfazione poi alla fine, perché c'è tanto bisogno di parlare di questo argomento. Thomas dice: ci vorrebbe che un calciatore famoso facesse coming out, allora lì si aprirebbe veramente un'autostrada per queste persone, perché questi ragazzi, alcuni di loro mi raccontavano che dentro lo spogliatoio dicevano di essere etero. Cioè si inventavano delle storie con delle donne che non avevano, proprio per essere al pari dei loro compagni di squadra. Cioè, e questo è una cosa, insomma, che cioè, negarsi la propria sessualità non è bello assolutamente. Perché nell'immaginario collettivo, no? C'è la modella, la velina, esatto, no, esatto. La bella ragazza. Si parla di un mondo che è il mondo maschile per eccellenza, il mondo, loro lo chiamano il mondo maschiste per eccellenza. Quindi. Perché poi, come anche altre frasi di un altro allenatore che abbiamo avuto, cioè Capuano, no? Quando fece quell'uscita, non mi ricordo neanche come si chiamava, il Montini, brava,
fece quell'uscita su Montini, si lega poi, grazie all'ignoranza ovviamente, cioè il dato di essere molle, no? con l'orientamento sessuale. Quindi forse una forzatura è questa anche, cioè il fatto che è una forzatura, una resistenza nel non parlare, perché poi magari all'occhio del tifoso vedi lui è gay, per questo no, è molle, cioè queste sì, cose qui. Infatti, c'è un ragazzo di Napoli che racconta la sua storia e mentre appunto racconta la sua storia, lui si ricorda di quando era piccino, insomma, di quando era adolescente, che giocava a pallone e gli dicevano non giocare come una femmina. E lui si è sempre detto, ma scusa, dice, io che sono gay, allora c'è, che devo fare? Cioè, ecco, era una cosa, dice, poi se devo picchiare in campo, picchio. Cioè, non è che se uno è gay, allora è in un modo... Cioè, chi gioca pallone, etero. Omo, cioè giocano tutti uguali, non è che uno è diverso dall'altro. Un ragazzo dice poi magari se faccio gol posso andare a bordo campo a baciare il mio compagno, però dice non vedo quello che è la... Tra le altre cose nel libro c'è anche l'ex allenatore dell'Arezzo Bellucci, Claudio Bellucci che ha voluto raccontare la sua storia di quando baciò per scommessa il famoso bacio a Nervo, no? Dice di quando baciai lui, che alla fine si parlò di tutto, cioè si parlò del bacio, tranne che della partita, della cosa, sì. E quindi chissà quante storie anche in segreto magari ci sono negli spogliatoi, magari tra compagni di squadra, chissà. Sì, no, ma sicuramente ce ne sono, è solo che c'è la paura di raccontare, la paura di... E quindi si preferisce negare il proprio orientamento sessuale piuttosto che dirlo, che confessarlo, perché non c'è assolutamente niente di male. È solo che in un mondo dove il calciatore è quello che sta con la velina, che sta con la modella e tutto quanto, è impensabile per un tifoso, perché il problema nasce anche tanto dai tifosi, perché è chiaro che per un tifoso insomma, vedere il proprio calciatore che invece che stare con la modella sta con un modello, per loro forse non è la stessa cosa. Però cioè, bisogna aprire un attimo la mente, ecco perché ora insomma. Questo libro penso che lo riesca a fare. Allora lo vediamo ancora, giochiamo anche noi. Dove si trova già? Si trova già? Si trova, sì, la distribuzione insomma sta andando adesso in questi giorni, si trova in tutte le librerie e tra le altre cose il 30 di novembre ci sarà la presentazione del libro qua ad Arezzo alla libreria Edison. Sarà bello ascoltarti anche in quella occasione. Complimenti davvero e penso che aprirai una breccia e che aiuterà, ecco, tutto il movimento forse a riflettere. Sì, io me lo auguro, insomma, è quello che stiamo facendo, che abbiamo detto anche con i ragazzi che noi chiamiamo il nostro libro e quindi vediamo insomma se riusciamo ad aprire, poi magari ci saranno anche le persone che non, come sempre vorranno chiudere gli occhi e va bene, perfetto, però noi intanto la nostra... piccolo, minimo, quello che è contributo l'abbiamo dato e questi ragazzi insomma sono tutti veramente entusiasti di questa loro vita che è venuta fuori e questo è bello, veramente bello. Io sono contenta per loro soprattutto. Complimenti Francesca, grazie di essere stata qui con noi, alla prossima settimana.